ragazzi, abbiamo preso 9 pappine da chi? Abbiamo preso 9 pappine in questa bella giornata di calcio dalla Dunamis, che io vi voglio bene. Aldo, Aldo, ma come mi avete potuto distruggere la mia squadra, i miei difensori così? Francesco, secondo me tu non hai voluto inferire contro di me. Io non ho voluto inferire. Secondo me tu non hai voluto giocare a pieno, proprio per il bene che esatto. C'è. Esatto, perché ragazzi dovete capire che a volte, nonostante uno può vincere, dice vincete voi, 9-1, tanto non è esattamente così. Ma presentiamo la nostra squadra di oggi, che è la Dunamis. Vi chiederei proprio di dire il vostro nome, la vostra età, il vostro ruolo. Bene, io sono Aldo, nonché il capitano di questa meravigliosa squadra. Capitan Bellezza. Capitan Bellezza, come Aldo nei Bellezza. Video e sì, mi rappresentano. Sei il cugino, anni. Ok, vai. Parlo. Il cugino? No, di un famoso attore. E se poi te lo dico. Ho 26 anni e questa sera ho il piacere di presentarvi anche un fan della squadra che è venuto niente di meno che dalla Germania. Quindi dalla Germania. Giuseppe. Un applauso a Giuseppe. Età? L'età 24 anni, infatti sono Giuseppe. Sono proprio venuto dalla Germania tutto questo viaggio per fare il tifo per i vincitori. E per gli amici, chiaramente. E per gli amici, certo. Poi abbiamo... Sì, io mi chiamo Rodrigue Pagop, ho 27 anni e faccio difensore centrale. E poi infine abbiamo un grande talento del calcio locale di Pavia, nonché... Sono Antonio, 33 anni, terzino. Terzino con licenza di segnare, però. Ok. Voi avete un ruolo particolare in questo campionato, voi siete la squadra di casa, cioè questo progetto, ragazzi, è nato da un triduo di intenzioni, cioè la TBNE voleva coinvolgere i giovani e ha trovato nella Chiesa Cristiana di Pavia la possibilità di organizzare un campionato. E grazie all'aiuto degli atleti di Cristo, che purtroppo oggi non ci sono, oggi ci doveva essere Thomas Guzman, ma è malato, giocatore del Piacenza, anzi salutiamo Thomas, riprenditi presto e porta il Piacenza in Serie A, nel nome del Signore, ti avremo presto. Insieme a questa cosa e alla Chiesa di Pavia stiamo vedendo cose meravigliose. E qui abbiamo la squadra di casa, Aldo, certo. Ma la Dunamis, che cos'è? Perché Dunamis? Cosa significa il nome Dunamis? Beh, Dunamis... ci è piaciuto come nome perché rappresenta potenza, il nome stesso, dinamite. In greco. E, visto che abbiamo in squadra con noi degli africani, che rappresentano molto bene più loro che noi. Me ne sono accorto in campo. Forse tu te ne sarei accorto. Sì. E, quindi ci è piaciuto dare questo nome alla squadra. Molto bello. Io qui leggo nella descrizione che ha fatto il vostro mister Alessandro Torretti, che salutiamo anche lui, Dunamis in greco vuol dire forza, potenza, abilità, tutte caratteristiche che rispecchiano questa squadra. Il team è nato dall'unione di ragazzi che vedono il calcio come un'espressione di amicizia e di aggregazione, un terreno solido dove potersi divertire e allo stesso tempo portare l'amore di Cristo. Veramente questo è il vero scopo, quello che vogliamo portare. Però ora parliamo un po' di quello che è successo in campo. Io purtroppo devo dire quello che voi avete fatto, perché avete veramente fatto una partita eccezionale contro il Real Jesus, la mia squadra. E è andato tutto bene, diciamo. Com'è stata questa partita? Allora, devo essere sincero, all'inizio ero un po' emozionato di giocare contro la tua squadra, proprio per la nostra amicizia, per la nostra intesa che abbiamo, che abbiamo trovato fin dall'inizio di questo progetto. Certo. Ma dopo il fischio iniziale... È finito tutto. e neanche ti riconoscevo in campo. Esatto, paio di falli molto... Anzi, sono intervenuto molto duro. No? Sì, proprio me lo ricordo. Un paio di occasioni. Ti ho chiesto scusa, però. Certo. E niente, la partita per noi è stata molto... l'abbiamo vissuta molto in una maniera tranquilla, perché sapendo proprio, avendo studiato la vostra tattica, che è l'attaccare per primi, vi abbiamo aspettato. Nell'aspettarvi abbiamo fatto sì che abbiamo potuto colpirvi al momento giusto, e poi voi, chiaramente, il morale non era più alle stelle come nella prima partita, e l'abbiamo avuto un po' più facile di come mi aspettavo. Sai, la cosa bella è riuscire anche dopo magari aver giocato una partita in cui hai perso tanto. Certo, in campo devi giocare
e vanno bene anche le emozioni, anche un po' di delusione, difficoltà, perché bisogna dare tutto, io penso, in campo. Non è che se anche non vinci va bene lo stesso, no, tu giochi per vincere, perché il Signore vuole che noi otteniamo dei risultati, però sempre nell'ordine giusto delle cose. È stato molto bello, a me piace questa cosa, che a fine di ogni partita vedi i ragazzi che comunque vanno veramente ad abbracciare, forse a volte persone che neanche conoscono, perché sanno il motivo per cui sono lì. E questo è bello. Allora, adesso il campionato sta prendendo forma, giusto? Io vorrei chiederti veramente, come vedi queste squadre? Cioè, un piccolo commento anche sugli altri gruppi di ragazzi, che alcuni vengono anche da delle chiese, quindi sono anche dei fratelli, se vogliamo, nella fede. Devo essere sincero, ho studiato un po' le squadre in queste prime partite. E ho visto, devo ammettere che la New Team fa paura. La New Team fa paura. La New Team è pericoloso. Ho visto che hanno un buon gioco, una buona intesa tra di loro. Faustini è in gamba. E Tronconi. E vi teniamo sott'occhio. Qualcuno parla già di sfida scudetto fra 2-3 giorni. Forse è già nata una sfida scudetto. Ok. E dopo c'è la Scegli Gesù, che ho potuto solo però osservare in una partita. Sono stati anche, non dico fortunati, ma avvantaggiati con degli infortuni della Faro. Veramente, ragazzi, vogliamo dirvi una cosa: è successo che a volte nel calcio ci si fa male, e a volte ci si fa male seriamente. Noi vogliamo fare gli auguri a Mereu, giocatore della Faro, che si è fatto male, purtroppo a volte succede da solo. Però ecco, anche in quei momenti lì è importante stare uniti. A me è piaciuto come veramente tutti eravamo preoccupati, perché volevamo che si stesse bene, al di là del risultato. Infatti il capitano della Faro, che Filippo avete visto, conosciuto anche nella puntata passata, dice: non mi interessa che abbiamo perso, va bene, vincevamo 2-0, ma l'importante è che i ragazzi stavano bene. E questo è bello, questo è bello. Io penso che questo deve essere lo spirito. Okay. Che deve animare le squadre. Un commento sulla Betel, i vostri prossimi... La Betel è una squadra da non sottovalutare. È una squadra che può pungere in qualsiasi momento. Che poi ha avuto, diciamo che in quella partita precedente ci sono state un po' di espulsioni, perché insomma a volte ci si fa prendere un po'... Eccesso di agonismo, a volte poi magari si interpretano male delle parole, vengono, e a volte succede nel calcio. Adesso è il calcio. Non si entra troppo nel coso, però diciamo che si sono un po'... Insomma, la partita ha preso dei binari strani, a volte il nervosismo c'è, però nonostante quello poi è bello sentire, come ho sentito Pietro, il portiere, non è il capitano, però dire: ma no, ma fa niente, cioè andiamoci e so. Questo è molto bello, Francesco. Questo è molto bello. E... io direi che avranno voglia di rivalsa. E noi scommettiamo, noi scommetteremo sulla Betel che fermi i capolisti, giusto? Ce la faranno? Non lo so, noi stiamo molto attenti. Ok, ci sono tante squadre che partecipano, è bello parlare anche di come si possono affrontare le partite, però noi prima di ogni partita mettiamo un motto che spiega il perché siamo lì, il vero scopo, e ve lo vogliamo far sentire in questo momento. Lealtà, correttezza, sacrificio. Vedere negli occhi dell'avversario un fratello, non un nemico. Ecco le caratteristiche che fanno di un semplice ragazzo un vero uomo. E anche se a volte il gioco della vita si fa duro e finiamo per terra, ci rialzeremo sempre. Perché siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato e ha dato la sua vita per noi, Gesù Cristo. Buona partita, ragazzi. E che vinca il migliore. Dio vuol parlare al tuo cuore. Leggi la sua parola. La Bibbia, la vera guida per una vera vita. La buona novella. Professionalità, serietà, qualità. 40 tipi di rilegature divise in 4 formati diversi. Le migliori traduzioni, chiavi bibliche e commentari per accrescere nella conoscenza delle scritture e per diffondere la parola di Dio. La buona novella. Editori per fede e per passione.
chiamaci allo 0832 7603 17.